Che lezione hai oggi? Ti ho chiesto che lezione hai oggi? Un attimo. Anatomia. A che ora? E Dalle 9 alle 11, sì. dopo? Sei pronto? No, mamma, non sono ancora. Rispondendo pronto al mio pronto. Io invece pensavo che tu mi chiedessi se ero già pronto. Pronto a che? A uscire, mamma, devo andare all'università. Ah, ma sei pronto? No, mammuccia, non sono ancora pronto. Ma la sciarpa? Ma mammuccia, ma la sciarpa d'estate! La sciarpa d'estate, sì! Ci sono i venti d'aria! La sciarpa d'estate! Sì, e mi raccomando, non correre! Ma come faccio a correre alle 8 del mattino in mezzo al traffico di Roma? Hai finito di fare colazione? Ora vai in bagno e cerca di farla, che lo sai che all'università non si riesce. Non c'è nessuno, era la radio ad alto volume. E ti passo Samantha un attimo. No, dille che ci sentiamo stasera. Samantha, che come stai? Bene, Samantha. E tu? Che mi racconti di bello? Come stai? Io sto bene, però facciamo una cosa. Ti devo raccontare un sacco di cose, ma quando sali al paese? Guarda, quando un attimo salgo, Ma lo sai che Sandra non mi parla più? No, ma è la tua migliore amica. Stai là! Aspetta, ti voglio salutare la nonna. No, la nonna no! Ciao, fratello! No, la nonna no, è tardi! Cucciola mia, buongiorno! Buongiorno, nonna, ti sento contenta. È un giorno che ti andrebbe la polenta. No, ho bevuto adesso un succo di frutta. Hai mangiato la pasta asciutta? Ma l'ho riscaldata almeno? Sì, l'ho riscaldata! L'ho riscaldata. Come ti senti? Vedi distanti? No, nonna, non ti preoccupare. Ma come, non c'è niente da fare? Ma che li manda mamma i soldi? Mi senti, no. Senti i tuoi soldi? No, mamma, lo sai che è sorda, non ci ha capito niente. No, è che allora ti dici tutti a me, no. Mamma, ti giuro che ha capito male, adesso è tardissimo, io devo andare, mammuccia. Va bene, ciao, ricordati del presentimento negativo, sì. E mi raccomando, buona giornata. Buona e giornata. Ciao, visellina mia. Mammuccia mia. Sì, visellina. Mammuccia. Ciao. Mammuccia mia. Mammuccia, oddio. Oddio, quanto è tardi. Oddio, che devo fare? Sforzati! Non sono in casa, parlate dopo il bip. Ciao, fratellucchio, ma allora avevi proprio fretta. Passamelo! C'è la segreteria, è già uscito. Vabbè, allora ti richiamiamo stasera perché mamma ti voleva dire che... Ci parla io, papà! Che parlo io? Massimo, ti ricordi del presentimento negativo? Si è avverato? Diglielo! Ti ricordi il vaso che ci aveva regalato Zerella? Si è rotto. Ma sì, dai, quello bello. Con Venezia di sfondo, con le strisce sulla maglietta. Che dice? Gli dispiace? Sì, però io riuscirò ad attaccarlo con la colla, tanto i pezzi sono grandi. Ma che li attacchi? Mi dispiace, si è rotto, è tanto bello. Ma l'importante... Il tempo a vostra disposizione è terminato. Non volevo parlarti, però. Basta! Massimo. Il corpo, nel cervello e soprattutto sulla lingua. La lingua mi diventa secca, dura, ruvida. Sì, ruvida. È come se al posto della lingua avessi una lima. Riesco solo a vedere e a sentire. E la cosa peggiore è che mi vedo dal di fuori. Cosa posso fare? Sono disperato. Sursum condam. Coraggio. Silenzio! Bel! La bocca secca puoi sempre tenerti una bottiglia d'acqua vicino, no? E poi che fai? E poi riesco solo a dire ho da fare e scappo via. Tragedia, ma omnia vincit amor! L'amore vince su tutto! Silenzio! No! Bisogna aiutarlo, aiutare la sua fantasia, sennò proprio non ci riesce. Va meglio così? Beh sì, con... meglio! Per aspera nastra! Faccio io le stelle, è difficile ma ce la puoi fare. Ci vuole fantasia, immaginazione, voli pindarici! E voi che fate?
sono cotta. Coraggio! Silenzio! Ci incontriamo e... Mi chiamo Samantha! Samantha? Come mia sorella! Quasi! Va bene. Piacere, mi chiamo Maria! Maria mi fa pensare alla Madonna! Piacere, mi chiamo Ada! No! Ada no! Come mia mamma! Mi sembrerebbe di fare un incesto! Rosa! Mi fa pensare ai fiori! E allora lo scegli tu! Micaela! Micaela! Non Michela! Micaela! Micaela è più bello, è romantico! Micaela! Ci incontriamo! Piacere, mi chiamo Micaela! Ci credo, l'ho detto io il nome! Va bene, allora, lasciamo perdere! Andiamo avanti, Fantasia, immaginazione. Immaginiamo di essere su un prato. Un prato? Sì, sì, su un prato. Sì, Massimo, immaginati che per terra non ci sia il pavimento, ma un bel prato soffice, con l'erba. Ah, e tanti fiori, il sole, gli uccellini. Ho capito, ho capito. A cosa pensi? Penso di essere su un prato, con l'erba soffice, i fiori, gli uccellini, il soffitto. Il sole! Chi non sa quanto lo so? Non sono io, è lei, è Micaela che te lo chiede. Micaela! Lapsus calami, anzi! Lapsus libre! Micaela! Va bene, riprendiamo. A cosa pensi? Ma come niente? Sei una bella ragazza! Una fantasia! Sei su un prato col sole, i fiori, gli uccellini! E non pensi a niente? Beh, potresti dirgli, togliamoci le scarpe e andiamo a fare una passeggiata per i nudi sul prato. Eccellente, professore! Freud diceva che è molto sensuale! Shhh, silenzio! Bravo! Grazie! Ah, pesa! Bella carina! Oh no! Ma un attimo! Ma appena Michele arriva io la porto subito sul prato! No, che c'entra? Ma... Più maschera! Sopra del lupo! Ma che state facendo, assassino? Lo sì, Massimo, lo so che gli ha portato il centino con le verdure dell'orto! Grazie, nonna! Ti fai fare il cavalluccio? Monta! Oh! Guarda, mamma... Non dimmi niente! Ho capito tutto! Il prosciutto, certo, certo! Glielo porto tutte le volte! Grazie, nonna! Campo, fratelluccio, campo! Mamma, no! Thank you.
Sì, pronto? Ciao, fratellucchio! Ciao, Susanna! Che bella serata! Non lo sai che nessuno conosce Micaela? Hai conosciuto Micaela? E che ti ha detto? Ma io mi riferivo al cartone animato! Ah, sì, il cartone animato! Passamelo! Aspetta! Passamelo! Pronto, Massimo, che stai facendo? Studiavo. Studiavi? Di domenica? Sì, che con l'improvvisata che mi avete fatto ieri non sono riuscito a concludere niente. Oggi mi devo rimettere a paro. Ti sei calmata? Sì, anzi, scusa, non avevo capito. Non vedo l'ora di essere in prima fila per vedere la tua tragedia o commedia? Tragedia. Voglio dire, sì, è una tragedia drammatica e triste. Tristissima. Ma che ore sono? Sono le 16.35. Le 16.35? Eh sì, passamelo! Le 17.25! Mamma, esco, devo andare, esco! Con le amici, sì, ho un appuntamento alle 5, sono terribilmente in ritardo! No, sono in ritardo! Angela, buongiorno! Nonna, scusa, ma sono proprio in ritardo, devo andare! Sei irritato? Non si sente, pronto? Ti senti tonto? Non si sente, non si sente tonto. Massimo è diventato sordo. Oddio, che brufolo schifoso! Ora ammazzo! No, però poi si vede più di prima. Perfetto! Oddio mio, che denti gialli! Terribilmente gialli! Skies and open, there's nothing to hold me but I hold you. You feel so right, it can't be wrong. I'm in love with you. In questa storia